Alessandra, benvenuti nel mio nuovo canale, dove condivido con voi delle ricette facili e naturalmente buone. Oggi cucineremo insieme ai bambini, o almeno io vi farò vedere come ho preparato tre dolci con i miei tre bambini. Ho messo Davide di 4 anni e mezzo a fare i muffin alle fragole, li ha fatti tutti lui perché non vuole essere aiutato, sentirete anche i suoi commentini che non devo aiutarlo. E Andrea di 6 anni e mezzo mi ha preparato le mele e le pere per il crumble. E Ada, di un anno, diciamo, ha aiutato un po' tutti quanti ad assaggiare qua e là. E infine, insomma, l'ultimo dolce che vi mostrerò sono i brownies, fantastici brownies al cioccolato. E vediamo insieme il procedimento passo passo con gli ingredienti. E vi ricordo che comunque in descrizione trovate il link alla ricetta scritta di tutte e tre le ricette. Se non volete perdervi le mie prossime ricette o magari i racconti di una mamma di tre, vi invito ad iscrivervi al canale e se volete essere sempre in contatto con me, mi trovate anche nei social, particolarmente in Instagram, ma anche in Facebook. Nelle storie condivido la mia vita da mamma, la mia vita in cucina, consigli d'acquisto e anche a volte codici sconto. Ci vediamo dopo! Iniziamo la preparazione dei muffin alle fragole mettendo in una ciotola un vasetto di yogurt di soia bianco e un vasetto di olio di semi di girasole. Aggiungiamo anche un vasetto di latte di soia. Questa ricetta è facilissima perché non serve la bilancia ed è inoltre facilissima perché, come vedete, da me la fa un bambino di 4 anni e mezzo. Nel frattempo non cucina senza grembiule, quindi ecco che si è messo il grembiule, e aggiungiamo un vasetto di zucchero bianco che non uso da un anno, dovevo finirlo. Ecco qui, e giriamo. Ada sta facendo il dolce. Hai visto che fa? Ada, guarda cosa sto facendo. Ed ecco che in cucina si è aggiunta anche Ada e noi continuiamo la preparazione aggiungendo due vasetti di farina. Io sto riempendo i vasetti con Ada in braccio, ma come sapete le mamme riescono a fare tutto, dai, ce la caviamo in un modo o nell'altro. La torre di Davide non è per Davide ma è per Ada, quindi ora faranno il cambio. E Davide comunque ha la sua postazione su uno sgabello. Eccola lì, Ada pronta, Davide che mette il lievito nel suo impasto dei muffin e io gli taglio 250 grammi di fragole già pulite. Attenzione Ada al coltello! Giocava a nascondino con le fragole, ah, Davide! E Ada mischiava, faceva, mi passava le fragole, ci siamo molto divertiti in questo pomeriggio, dico la verità, nonostante il pulire dopo. Intanto il grande stava pelando le 8 mele e le 2 pere che mi serviranno dopo per il crumble. Davide mette i suoi pirottini di muffin e ora sentite un po' che lezione che mi dà. Io so fare, te sai fare più male di me. Ecco, insomma, quando una mamma dici ok, sto zitta, lui non si vuole fare aiutare, lui vuole fare tutto da solo ed è anche molto bravo, è vero? Ora i muffin sono pronti da infornare a 180 gradi per 25 minuti. Finisco di aiutare Andrea con il taglio della frutta, nel frattempo Ada ne approfitta per mangiarne un pochino.
Ed ora passiamo alla preparazione del crumble. Ho messo in una ciotola 200 g di mandorle grossolanamente tritate e 180 g di avena. In un bicchiere 100 ml di sciroppo d'acero e 3 cucchiai di olio di cocco. Non c'è bisogno di scioglierlo perché si scioglierà nel frattempo che si cuoceranno la frutta nella pentola. Io metto quel bicchiere vicino alla pentola e si scioglie naturalmente con l'alta temperatura. Il cucchiaino di cannella lo metto sia nel bicchiere dei liquidi sia nella frutta. Con la frutta aggiungo anche 1 cm di acqua bollente e 1 cucchiaio di sciroppo d'acero. Ora passo all'impasto dei brownies. Per i brownies, ovviamente al cioccolato, la qualità del cioccolato inciderà parecchio. Io ho scelto una 90% fondente. Tra l'altro la fabbrica è proprio vicino a casa mia e è di una mia amica. La sciolgo a bagnomaria e nel frattempo preparo il resto degli ingredienti: 120 g di zucchero di cocco, 150 g di farina integrale, 10 g di cacao crudo in polvere, se avete quello amaro basterà metterne 30 g e 8 g di lievito, anche un pizzico di sale. Amalgamo bene tutti gli ingredienti secchi per poi aggiungere i liquidi. . 400 g di bevanda vegetale, io utilizzo quella alla soia, e mezzo cucchiaino di vaniglia o una bustina di vanillina, andrà bene uguale. Amalgamo bene tutti gli ingredienti. E poi aggiungiamo anche il cioccolato che si è fuso. Non resta che l'ultimo passaggio, 50 g di mandorle pelate, le taglio al coltello grossolanamente per poi aggiungerle all'impasto dei brownies. Daranno quella croccantezza che è a dir poco fantastica. Possiamo mettere tutto su una teglia. Io pensavo di fare il doppio dell'impasto, quindi avevo già tagliato la carta da forno un po' più grande, ma invece ho fatto le dosi che avete visto, se no di solito ne faccio due e una lo congelo. Inforniamo a 180 gradi per 25 minuti. Prepariamo anche il crumble, non resta che amalgamare tutti gli ingredienti in una teglia, quindi mettiamo la base con la frutta ben cotta, aggiungiamo i liquidi agli ingredienti secchi che formeranno quella granola perfetta sopra al crumble, croccantissima e anche molto nutriente, la adagiamo bene. Con una spatola ci aiutiamo per metterla un po' dappertutto e inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Questi sono i muffin alle fragole, fantastici, deliziosi, il crumble divino, spettacolare, ottimo anche per un dolce, e il brownies che va sempre benissimo. Grazie per aver guardato fin qui le nostre ricette.
Se vi sono piaciute, lasciatemi un like, mi farà un piacere immenso. E scrivetevi nei commenti se avete voglia di provare anche voi a cucinare così con i vostri bimbi, se già lo fate, come lo fate, se già avete fatto queste ricette con qualche modifica che vi piace un sacco, far sapere anche a altre mamme, sarò molto felice di leggerle. E se nel mio profilo Instagram vedete delle ricette che vi piacciono particolarmente, non fatevi problemi a chiedermi la videoricetta, perché sarò molto contenta di provare a farla per voi di nuovo. Io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima con altre ricette, e io vi ricordo, viva il vegetale!